L'amicizia vera non è facile da trovare, ma dura per sempre e supera qualsiasi ostacolo. A volte i legami più solidi si formano tra persone che condividono le stesse esperienze, specialmente se sono dure e costellate di difficoltà. Questo è ciò che è successo a Rico e Mickey, cresciuti insieme in un quartiere difficile. Iscrivetevi al canale e guardate il video per conoscere la loro storia. Rico e Mickey sono cresciuti in un quartiere povero in cui i bambini giocavano spesso liberi per strada. Anche prima di raggiungere l'età scolare uscivano di casa da soli per andare a giocare a calcetto con i ragazzi del vicinato. Alcuni di loro erano più grandi e si divertivano a prenderli in giro, ma i due amici si proteggevano a vicenda, in ogni circostanza. Quando uno dei due non aveva niente da mangiare a casa, l'altro non esitava a dividere la sua merenda con lui. Si sostenevano fisicamente ed emotivamente, come solo i migliori amici sanno fare nel momento del bisogno. Rico viveva soltanto con suo padre perché sua madre era morta dandolo alla luce. Il papà faceva del suo meglio, ma non aveva le capacità necessarie per crescere un bambino da solo. Lavorava sodo per portare il cibo in tavola, ma non dava molte attenzioni al figlio. Rico aveva sempre desiderato un pallone da calcio tutto suo, ma suo padre gli ripeteva sempre che i giocattoli erano una perdita di tempo e soldi. L'uomo inoltre portava spesso a casa le sue fidanzate. Rico odiava tutte quelle donne che andavano e venivano da casa sua. Non aveva mai conosciuto sua madre, ma teneva sempre una foto sul suo comodino. Ogni volta che sentiva una voce femminile in casa, Rico usciva e andava a cercare il suo amico Mickey per giocare. Le strade del quartiere ormai gli erano più familiari della sua stessa camera. Mickey, dal canto suo, viveva in circostanze anche peggiori. Aveva una famiglia numerosa che viveva in un appartamento minuscolo, lungo la via più malfamata del quartiere. La zona traboccava di attività illecite, nonostante il continuo intervento dei poliziotti. Mickey aveva visto suo padre poche volte nella sua vita. Sua madre lavorava come domestica e passava tutto il giorno fuori casa. Quando rientrava era esausta e per questo i suoi 5 figli avevano dovuto imparare fin da piccoli a cavarsela da soli. In quell'ambiente in cui tanti ragazzi venivano inghiottiti ogni giorno nel mondo dell'illegalità, Rico e Mickey avevano trovato una certa sicurezza tra le pareti della scuola. L'istituto pubblico era gratuito per tutti, i professori distribuivano il materiale di studio gratuitamente e gli studenti non dovevano indossare l'uniforme. Questo significava che anche le loro famiglie, per quanto disinteressate ed economicamente carenti, potevano permettersi di mandare i figli a scuola. L'istituto inoltre aderiva ad un piano mensa speciale che assicurava un pasto caldo e nutriente al giorno per gli alunni meno privilegiati. Per Mickey la mensa scolastica era l'unico luogo in cui poteva mangiare qualcosa di salutare. Rico invece frequentava la scuola soprattutto per non dover tornare a casa. La loro amicizia era sbocciata quando avevano 6 anni e adesso, a 15, si sentivano più fratelli che semplici amici. Mickey era molto intelligente e otteneva voti alti nelle materie scientifiche. Un professore dal cuore d'oro aveva intravisto il suo potenziale e lo aveva preso sotto la sua ala protettiva, incoraggiandolo a studiare e a impegnarsi con la promessa che un giorno sarebbe diventato un dottore o uno scienziato. L'uomo gli aveva offerto persino la possibilità di seguire gratuitamente delle lezioni private extra. Rico accompagnava sempre Mickey alle lezioni. Anche se non era bravo quanto lui nell'ambito scientifico, si impegnava comunque al massimo per non rimanere indietro. Gli unici momenti in cui si separava dal suo migliore amico erano quelli in cui giocava a calcetto. Era molto bravo con la palla e grazie alle sue doti atletiche non era più costretto a giocare per le strade del quartiere, ma faceva parte di una squadra giovanile locale. Ad ogni partita Mickey sedeva sugli spalti al posto di suo padre e faceva il tifo per lui urlando a squarciagola. Quando a Mickey serviva qualcosa che non si poteva permettere, Rico frugava nelle tasche delle giacche del padre e dava i soldi al suo migliore amico. Una volta era uscito di casa con un bel gruzzolo per comprarsi degli scarpini nuovi, ma quando aveva notato che Mickey girava con delle scarpe troppo piccole, aveva speso fino all'ultimo centesimo per il suo amico. La loro amicizia era l'unico lato positivo delle loro vite complicate. Come adolescenti provenienti da famiglie povere e disfunzionali, erano destinati a diventare due dei tanti giovani privi di futuro che affollavano il quartiere e si guadagnavano da vivere in modo illegale. In queste circostanze nemmeno l'amicizia può fare miracoli, ma il legame che univa Rico e Mickey era più forte di qualsiasi ostacolo. Una volta, quando erano ancora piccoli, Mickey non era andato a scuola per una settimana. Rico aveva pregato giorno dopo giorno la maestra di scoprire che fine avesse fatto il suo migliore amico, e la donna aveva scoperto che il ragazzino era finito in ospedale dopo essere stato picchiato dal padre assente. Da quel giorno in poi Rico aveva cominciato a sgattaiolare fuori casa per portargli compiti, così che il suo amico non rimanesse indietro sullo studio e avesse qualcosa da fare durante la convalescenza. Tuttavia, a 16 anni, i due ragazzi sono stati costretti a separarsi. Il padre di Rico è venuto a mancare in un tragico incidente, lasciandolo solo al mondo.
I suoi unici familiari ancora in vita vivevano in un altro stato, lontano da casa sua e da Mickey. Anche se tanti ragazzi adolescenti si rifiutano di piangere in pubblico, la mattina della partenza Rico e Mickey si sono abbracciati singhiozzando fino al momento di dirsi addio. Rico ha regalato a Mickey il suo unico pallone da calcio. Era l'oggetto più prezioso che avesse e desiderava che il suo migliore amico se ne prendesse cura per sempre. Mickey non aveva niente di materiale da regalare a Rico, così gli ha affidato il disegno di due cuori realistici che aveva realizzato durante l'ora extra di scienze col suo professore preferito. L'uomo aveva comprato della pizza e i due ragazzi avevano passato un pomeriggio sereno, studiando e disegnando. Un po' di sugo era schizzato sul foglio, collegando per sempre i due cuori in una macchia rossa. Quello sarebbe stato per sempre il simbolo della loro amicizia. Anche se i ragazzi avrebbero voluto restare in contatto, la vita li ha portati in due direzioni diverse. Mickey ha continuato a frequentare la scuola e a studiare sodo. Voleva diventare un dottore e sapeva che avrebbe avuto bisogno di una borsa di studio di alto livello per accedere all'università. Rico si è iscritto alla scuola di calcetto della nuova città ed è diventato un giocatore di prima classe. Anche se scriveva ogni settimana al suo migliore amico, le sue lettere tornavano sempre al mittente ancora sigillate. All'epoca non c'erano i cellulari e Rico non poteva sapere che Mickey si era trasferito dall'altra parte del paese. La storia di due amici fa un salto di 10 anni. Ormai Mickey era un dottore a pieno titolo e lavorava in un ospedale. Gli piaceva lavorare nel pronto soccorso, dove si impegnava a salvare le vite dei ragazzi meno fortunati, che venivano spesso coinvolti in risse e incidenti. Era una persona umile e ricordava benissimo da dove proveniva, quindi cercava sempre di restituire al mondo una parte del bene che aveva ricevuto da ragazzo. Un giorno, pochi minuti prima della fine del suo turno, al pronto soccorso è arrivato un bambino che era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Mickey si è fatto avanti per operarlo e per le 4 ore successive ha lavorato incessantemente per salvare la vita del suo piccolo paziente. Alla fine, esausto ma soddisfatto per il risultato dell'intervento, il dottore ha preso la cartella clinica del bambino per scrivere degli appunti da destinare al medico che l'avrebbe sostituito al turno successivo. È in quel momento che gli è saltato agli occhi il nome del paziente. In quelle 4 ore i genitori del bimbo hanno aspettato in sala d'attesa con il cuore appesantito dalla paura. Non avevano riportato ferite gravi nell'incidente e temevano invece che il loro bambino non ne sarebbe uscito vivo. Come se non bastasse, la loro assicurazione sanitaria non copriva le spese mediche per quel genere di prestazione e non sapevano come avrebbero fatto a saldare il conto in ospedale. Suo padre si stava scervellando per trovare una soluzione ed era pronto a tutto pur di salvare il suo bambino. Per fortuna, però, qualcuno si è assunto quella responsabilità al posto suo. Quando il dottor Mickey ha raggiunto i genitori del bambino in sala d'aspetto, li ha salutati così. «Ciao Rico, sono felice di rivederti. Tuo figlio starà bene, dovrà solo affrontare una lunga convalescenza. Sono già stato in direzione per comunicare che il costo dell'operazione andrà addebitato sul mio stipendio. Consideralo un ringraziamento per quella volta che mi hai comprato delle scarpe nuove». Con le lacrime agli occhi, Rico ha riconosciuto nel dottore il suo migliore amico d'infanzia e lo ha abbracciato con trasporto. Erano 10 anni che non lo vedeva, ma sembrava che il tempo non fosse mai trascorso. Non si sarebbe mai aspettato di riavere indietro i soldi che aveva speso per Mickey quando erano bambini, e di certo non con questi interessi. Ma la loro amicizia era sempre stata vera e solida, e quella era solo l'ennesima dimostrazione di un legame che nemmeno il tempo e la distanza avevano indebolito. Vi sareste aspettati questo colpo di scena? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.